Valorizzazione del capitale umano, condivisione, partecipazione, con i dipendenti al centro delle aziende che contribuiscono alla sua crescita e al suo sviluppo. E questa è la filosofia del gruppo Callipo, che da ben 5 generazioni opera nel Vimonese con successo, tanto da poter premiare ancora una volta i lavoratori con un bonus produzione e con un premio fedeltà a 42 di loro, che hanno maturato ben 25 anni di servizio. Io ho sempre sostenuto che il patrimonio umano è il patrimonio più importante, il patrimonio che va curato, va educato, va cresciuto, perché è quello che ti dà il valore aggiunto. Non sono certo nelle macchine, né i capannoni e non tutto il resto. Quindi al di là di oggi, che è il culmine con questo premio che diamo per il 2016, ma la nostra vicinanza ai lavoratori e per tante altre problematiche che non sto qui ad elencare, che va dalla salute, va dall'assistenza finanziaria, all'assistenza un po', noi siamo vicini a loro. Loro sanno che hanno vicino un'azienda e un imprenditore, adesso mio figlio seguirà la stessa cosa, ovviamente lo ascolterete, che è vicino a loro. Quindi anche se loro non hanno la possibilità economica per affrontare delle cose di urgenza, l'azienda Callipo è sempre vicina. Se non hanno la possibilità di affrontare discorsi con le banche, perché loro sono deboli rispetto alle banche, c'è l'azienda che fa da puntello e quindi li sostiene. E questo è il rapporto che abbiamo con i nostri collaboratori. All'evento era presente anche il GOTA regionale e nazionale della CISL, che ha colto l'occasione di presentare le linee guida per un nuovo protocollo d'intesa con l'azienda per l'anno in corso. Esempi come quelli dell'azienda Callipo possono essere, come dire, una buona pratica da emulare, da replicare, da moltiplicare in un territorio come quello calabrese e meridionale. Una buona qualità di relazioni industriali, un rapporto forte di valorizzazione del capitale umano, di miglioramento delle competenze, di investimenti anche sulle tecnologie, fanno di questa impresa un elemento di assoluto valore per questo territorio. Siamo e continuiamo a ritenere come sindacato che qualità dell'impresa e qualità del lavoro sono facce della stessa medaglia. Bisogna rafforzare il livello di innovazione, di modernizzazione, cogliere questa grande opportunità di Industria 4.0 e poi fare grandi, grandi investimenti sulla formazione e sul capitale umano. Attraverso le relazioni sindacali, la contrattazione e la bilateralità noi possiamo far crescere e migliorare le condizioni delle nostre imprese, delle nostre aziende, recuperare quote di produttività per far diventare le aziende più competitive e poi redistribuire una parte di questi aumenti di produttività per rafforzare il salario alle persone.